Ciao a tutti gli amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare l'X2 Aprile, un nuovo headset stereo. Partiamo subito da un'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il modello, il brand, il logo del brand e troviamo anche una voce che ci ricorda che il cavo incluso da 3,5 mm è dotato di un microfono con la cancellazione passiva del rumore. Nel retro della confezione troviamo uno schema che ci riporta le specifiche tecniche del prodotto, una breve descrizione dello stesso e alcune immagini illustrative del bundle e delle cuffie stesse. La parte superiore ed inferiore della confezione viene riportato semplicemente il logo e il modello delle cuffie. Procediamo quindi all'unboxing del prodotto. Il prodotto è ospitato all'interno di una confezione di cartone nera. Andiamo ad aprire. Troviamo semplicemente un sacchetto. Vediamo un po' che altro c'è. No, solo questo sacchetto con il logo X2 bello stampato. E al cui interno vediamo cosa troviamo. Sicuramente. Ok, abbiamo aperto per bene. Allora, troviamo un cavo jack da 3,5 mm a 3,5 mm, che è quello là principale, con il microfono sul cavo e i bottoni per il play e il pause. Poi troviamo un adattatore dal singolo jack 3,5 mm a 2, quindi magari per collegarlo al computer. Troviamo un adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm per collegare direttamente l'headset a uno stereo hi-fi e quindi apprezzare magari al meglio il suono. E inoltre troviamo l'headset, eccolo qui. Vediamo un po'. Quindi il design è molto sobrio ed elegante, è in colorazione nera, i padiglioni sono di tipo chiuso. Troviamo all'interno dei padiglioni right and left, quindi ci vanno a dire come posizionare le cuffie sulla nostra testa. Abbiamo la possibilità di allargare o meno i padiglioni per avere un maggiore comfort una volta indossate, scusate. I padiglioni sono dotati di un comodo rivestimento in memory foam, quindi non affaticheranno la nostra testa per prolungate sessioni di ascolto. Anche l'archetto è dotato di un pratico rivestimento in gomma molto soffice. Quindi sicuramente queste Aurel sono molto molto comode da indossare. Le prove e le conclusioni ve le faremo sapere sicuramente nella recensione scritta con foto dettagliate sul nostro sito www.eximhardware.com. Per il momento è tutto, un saluto da tutto lo staff.